Marche, Valle del Misa. Il 15 settembre un'alluvione provoca 13 morti e danni per decine di milioni. Due mesi dopo percorriamo il fiume per capire quali opere andavano fatte e come sono stati spesi i soldi che avrebbero potuto prevenire almeno in parte questa catastrofe. Per attenuare le piene erano state pianificate una serie di casse di espansione sul fiume Misa e sul fiume Nevola. Sono praticamente rimaste sulla carta, salvo una, quella di Bettolelle, che è partita a primavera scorsa ma che è stata poi sostanzialmente travolta dalla piena del 15 settembre. Le casse di espansione o di laminazione sono grandi superfici agricole dove il fiume, in caso di piena, può esondare in maniera controllata, riducendo così la sua portata. La Regione Marche nel 2016 adotta l'assetto di progetto del MISA, un piano da 48 milioni di euro che di vasche ne prevede 15. Di queste, 6 vengono definite a priorità elevata. L'unico cantiere aperto finora è quello di Bettolelle. Questa è la cassa di espansione di Bettolelle. Questo progetto nasce addirittura nel 1982. Il progetto esecutivo è del 97, 3 milioni di metri cubi d'acqua da contenere in vasche di cemento armato. Un'opera considerata troppo invasiva e così viene bocciata. Tra nuovi progetti, passaggi di competenze tra provincia e regione, errori e ritardi, passano gli anni, tanti. Dopo i 3 morti dell'alluvione del 2014, il progetto riparte. E ancora modifiche e lungaggini e si arriva al 2022, sono passati 40 anni. E finalmente ad aprile il cantiere viene aperto, durata prevista dei lavori 510 giorni, troppi per l'alluvione del settembre scorso. Questo è il fiume Misa e questa è la vasca di Bettolelle, che avrebbe dovuto proteggere l'abitato di Senigallia, più a valle. Ma i comuni colpiti dall'alluvione di quest'anno si trovano a monte di Bettolelle. So che più a valle sono state fatte delle opere, sono stati fatti degli investimenti. Lì al posto di quella piana alluvionata, se fosse una vasca di laminazione, tutto quello che arriva a monte, intanto il primo stop glielo devi. È fondamentale che la mitigazione del rischio da alluvione sia fatta da monte procedendo verso valle. In questo senso un'opera fondamentale è la cassa di espansione. Le vasche di espansione, previste dal 2016 e rappresentate da queste zone colorate, rimangono in un cassetto che resta chiuso fino al 7 ottobre scorso. Ed è proprio qui, leggermente più a valle rispetto a questo punto, che sorgerà una delle due vasche di espansione che sono state finalmente approvate dal genio civile delle Marche. Riprendendo in mano il progetto del 2016, si torna a ragionare sulla prevenzione fatta a monte, con le vasche di espansione. Finora, invece, i fondi sono stati destinati a progetti che riguardano soprattutto il territorio di Senigallia. Una decina di milioni di euro tra sistemazione di argini, sostituzione di un ponte in centro città e il dragaggio della foce del Misa.